151esima edizione di Natale per quanto riguarda la fiera di San Gregorio Armeno. Sono infatti 150 anni dove qui si svolge e passa, si svolge la fiera natalizia, e negli ultimi anni possiamo dire veramente di diritto di essere tra le strade più visitate al mondo. E poi tutto l'anno. Tutto l'anno, questo è fondamentale. E abbiamo saputo costruire, noi tutti artigiani, con tanti sacrifici, tanto amore e tanta passione, un qualcosa di veramente unico, che a parte va preservato, ma va sicuramente anche arricchito con... Perché lei è come una pianta, se tu ci metti un po' d'acquetta, questa pianta fiorisce da altri fiori, quindi dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbero capire. Tu ogni anno comunque ti rinnovi, cioè estro fantasia. Quali sono le novità di quest'anno per quanto riguarda... Quest'anno c'è un binomio donna e Napoli, nel senso che le figure nuove sono appunto la regina Elisabetta, che è venuta a mancare in questi giorni, e la Giorgia Meloni, che è diventata Presidente del Consiglio. Poi Napoli, perché sono richiestissimi Osimhen e Kvaratskhelia, giocatore dal nome impronunciabile che però è entrato di diritto nel cuore dei napoletani con le sue azioni e le sue finte mirabilanti. E quindi c'è questa richiesta. La gente si sta facendo fare le nottate, però ben venga, perché dopo anni di in cui le persone non potevano accedere a San Gregorio Armeno, noi siamo contenti di questo. Sì, il 22 ci sarà l'inaugurazione, e sarà una giornata bella, che ci sarà il taglio del nastro, pure con un po' di ritardo perché gli anni passati la facevamo sempre un poco prima, però è importante iniziare e andare avanti e volare. Devo dire, la San Gregorio Armeno comunque è super attiva e diciamo è pronta per accogliere tanta gente. Che sono previsti tanti turisti proprio per Natale. Secondo me arriveremo a dei numeri folli, però è buono perché comunque lavoriamo un po' tutte le categorie. San Gregorio ovviamente è la vetrina internazionale della città, quello che dico sempre. Infatti io quello che chiedo pure un po' al nostro sindaco, di tutelarci un poco di più, tenerci un poco più in considerazione pure sotto l'aspetto sicurezza, l'aspetto della pulizia, perché comunque il turista che arriva è importante che trova pure la città a un certo livello di ordine. Ma guarda, le chicche nuove sono tante, e a parte la regina che l'ho rappresentata in tutti i suoi outfit, tutti i colori possibili, sta andando molto molto forte, c'è la nostra nuova Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio.